ragazzi, con gli studenti delle scuole superiori in tema di alimentazione, fumo, alcol, insomma stili di vita sani e corretti. Questo progetto si chiama Salute Educazione, vi presento uno dei responsabili, Sergio Cattani, ben arrivato dottor Cattani, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, lei si occupa di questo progetto, ma diciamo anche che parte da una base scientifica solida, perché lei è anche farmacista, oltre ad avere poi una grande passione per il videomaker, è anche regista, fa anche questi laboratori didattici, insomma un po' una figura poliedrica. Beh sì, bisogna, nel mondo attuale, bisogna comunque arrangiarsi su vari fronti per poter costruirsi una professionalità. È importante anche comunicare in maniera giusta quando si parla di informazione scientifica. Certamente, certamente, bisogna scegliere il network giusto, il target giusto, le informazioni chiaramente giuste, nel senso che io per la mia professione, essendo laureato in chimica farmaceutica, ho avuto una formazione sulla ricerca delle fonti. La ricerca delle fonti, ovvero la produzione di dati, di notizie, è parte necessaria e fondamentale di qualsiasi lavoro, naturalmente anche del giornalista, anzi è primaria del giornalista, e visto che siamo in un periodo in cui le notizie sono quanto di più provvisorio a volte e anche inaffidabile ci possa essere, dal punto di vista scientifico le conseguenze si pagano velocemente e in maniera davvero, davvero pericolosa, e allora noi ci siamo dedicati a questo. Salute Educazione è un progetto, è una sorta di network di liberi professionisti, i quali sono formati in ambito scientifico, nell'ambito comunicativo, nell'ambito pedagogico, nell'ambito educativo, e si dedicano ad educare alla salute all'interno delle scuole, ma anche nel caso dei professionisti. Nelle scuole noi partiamo anche proprio dal livello bassissimo, anche dall'asilo, le scuole elementari, le scuole medie, fino alle scuole superiori, e poi chiaramente c'è la formazione nel caso degli adulti. Mentre chiacchieriamo scorrono anche le immagini di alcuni video che avete realizzato con i ragazzi, lavorate soprattutto con le scuole di Bolzano e trattate degli argomenti insomma che sono molto importanti per la crescita di un ragazzo, soprattutto penso all'alcol, un abuso di alcol è devastante per un ragazzo, oppure il Trentino Alto Adige purtroppo detiene uno dei primati dell'età più bassa in cui si beve il primo bicchiere di vino, o anche per quanto riguarda il fumo l'età si abbassa sempre di più per provare la prima sigaretta. Come riuscite ad approcciarvi ai ragazzi per individuare il canale giusto di comunicazione per delle tematiche così delicate anche? Allora, noi ci occupiamo di alcol, di fumo, educazione alimentare, contrasto all'abuso di farmaci, educazione sulla fitoterapia, tutti i temi che riguardano la salute. Al di là del tema specifico che necessiterebbe un approfondimento ad hoc, il nostro approccio è sempre quello di partire dal ragazzo, dal suo bagaglio di conoscenze, dalle sue necessità, e questo naturalmente cambia non solo in base all'età e al ciclo scolastico, ma anche in base proprio alla località dove andiamo. Per dire, il video che sta scorrendo, un video di Dobbiaco, dove ci potremmo aspettare, se uno non conosce la zona, un gruppo di persone piuttosto chiuse, una caratteristica personale, come dire, un po' legata all'orizzonte valoriale delle Valigiano. In realtà c'è un grande gruppo di persone di lingua italiana, perché sono figli dei militari della caserma che c'è su, e allora c'è una grande apertura a parlare di alcuni temi, molto di più che altrove, e allora proponiamo argomenti di discussione a ruota libera, e loro erano molto, molto disponibili, cose che magari in altre zone è più difficile. Però è fondamentale partire dal ragazzo, è fondamentale guadagnarsi un po' fiducia, è fondamentale far vedere che tu non vieni dal mondo degli adulti e dici a loro cosa fare, perché la verità io non ce l'ho in tasca, la scienza non ce l'ha in tasca su tante cose, l'educazione anche, non è possibile dire questo intervento è efficace, punto, si è dimostrato efficace, perciò lo facciamo. È troppo, come dire, semplicistico quando si parla sia di educazione che di scienza. Noi cerchiamo di lavorare con i ragazzi su dei temi che spesso sono vissuti in maniera o privata, individuale, o nel gruppo sociale d'appartenenza, gruppo sociale, gruppo educativo d'appartenenza. Per esempio, i ragazzi si iniziano a fumare, iniziano con i loro coetanei nella loro zona, nella loro zona dove vivono, e magari lo fanno anche a livello individuale. Già il fatto di discutere questo problema senza pregiudizi significa voi non dovete fumare, non capite niente se lo fate. No, questo è il pregiudizio di cui noi ci sbarazziamo. Voi non dovete bere, non è vero,
nel senso che ognuno di noi ha iniziato a bere e poi si è costruito un equilibrio con l'alcol, i ragazzi a quell'età dovrebbero stare lontano perché sono ancora in fase di sviluppo, okay. Dobbiamo togliere il tabù del parlarne in gruppo e di non essere moralisti, nel senso non dovete farlo appunto, e inoltre quello che mettiamo sempre tutti i nostri laboratori è dare una dimensione di ampio respiro per quanto riguarda la salute, cioè noi non è che stiamo bene o stiamo male solo per conseguenza delle nostre scelte individuali. C'è stato il recente festa dell'economia che si chiamava disuguaglianza e salute, ovvero il nostro stato di salute dipende tanto dal nostro stato socio-economico, cioè da quanto guadagniamo, dal paese in cui viviamo e all'interno di una città anche da dove viviamo, dalla distanza del centro. Noi andiamo ad agire sulla scuola proprio perché la scuola, il vecchio, dovrebbe essere l'ascensore sociale, cioè quello che permette a un ragazzo, figlio di operai, figlio di una famiglia monoreddito, eccetera, di costruirsi una posizione, di studiare, di laurearsi, di poter avere una sicurezza economica maggiore dei propri genitori. Questo si acquisisce grazie alla scuola, grazie a quello che prendi a scuola anche, non solo chiaramente sul reddito non possiamo intervenire. E volevo dire per chiudere che la media education, cioè saper leggere i messaggi televisivi, i messaggi mediatici, è uno dei determinanti anche che permettono di migliorare, di costruirsi uno stato socio-economico migliore. Ed è per questo che tutti i nostri laboratori facciamo anche questo. Ecco, a proposito proprio di informazione, saper interpretare, decodificare anche i messaggi che ci arrivano, oggi ci si informa sempre di più nel bene o nel male anche su internet. Voi avete organizzato questa 2 giorni, si chiama Pillole di Informazione, imparare ad informarsi nell'era di internet e dei social media. E dicevo prima, ci si informa soprattutto in internet. In internet purtroppo circolano anche un sacco di fake news, soprattutto per quanto riguarda la medicina. Allora come ci si può difendere? Quali sono le accortezze che bisogna avere nel imparare a riconoscere la fonte corretta e anche l'informazione? Allora, è un tema estremamente complicato. Diciamo brevemente che se parlando di fake news e la disintermediazione, la fa da padrone, cioè il fatto che non ci sia più nessuno tra te e le informazioni che riguardano la tua salute, non ci sia più il medico, non c'è più il farmacista, o meglio non ci sia più solo il medico, solo il farmacista, solo un personale ospedaliero, eccetera, è figlia di tanti fattori, è figlia da una parte della disponibilità di internet, di connessioni a basso prezzo. È figlia anche del fatto che le persone, avendo perso un contatto continuo, la possibilità di un contatto continuo con queste figure, soprattutto quello del medico, ce ne sono pochi, ne mancano sempre di più, vanno a cercarsi, si è sfilacciato questo rapporto. Le persone hanno sempre domande, non è che adesso le hanno, in passato no, anche in passato le avevano, però sapevano a chi porle. Adesso sanno che c'è un medico, ci sono figure professionali, che gli rispondono solo in alcuni momenti, c'è bisogno di un certo anticipo, di prenotare, eccetera, mentre c'è Google che gli risponde a qualsiasi ora del giorno e della notte. Andare a insegnare alle persone come interpretare queste informazioni fa parte proprio della vita che tu decidi di vivere e del futuro che scegli di dare ai tuoi figli. E questo in vari temi, dalla salute, la vaccinazione è solo un esempio recente, alla politica, eccetera. Il 15 e 16 dicembre noi dedichiamo una serie di eventi tra Trento e Bolzano per professionisti, per le scuole, per i docenti, per la popolazione tutta, con un incontro con un pediatra e scrittore molto famoso a Bolzano, proprio per poterci interrogare su questo e dimostrare che vogliamo discuterne tutti quanti. La barriera che impedisce un contatto continuo e pubblico tra il professionista sanitario e le persone non esiste più. Che impatto ha avuto tutta questa informazione mediatica anche sul ruolo del professionista? Diceva appunto lei anche farmacista, quindi come è cambiato il suo ruolo? Allora, sicuramente si è passati, forse si è ancora in una fase di crisi, nel senso che il professionista stesso ha cominciato a dubitare della propria necessità, della propria utilità, del proprio lavoro, della tipologia del proprio lavoro. Adesso si parla tanto di telemedicina, in cui il rapporto personale, come io e lei siamo qua nello stesso posto, nello stesso momento, si pensa che possa essere tranquillamente traslato. Io sono qua, lei è in un altro stato, in un altro momento, e possiamo parlarci, eccetera. In realtà il rapporto umano è ancora fondamentale, il fatto di avere il tempo e di non avere una barriera
ci separa è fondamentale, è importante per la salute, ma si pensa che sia sempre meno utile, e con l'idea che in questo modo noi potremo arrivare a curare le persone anche nel più remoto paesino della Mongolia grazie ad una telemedicina, è un'idea che tende a dimenticarsi che un'arma di progresso è la capillarità di un sistema sanitario, non è il fatto che tratti l'80% delle persone e l'altro 20% va bene. No, è proprio il fatto di essere dappertutto, di riuscire a dare delle occasioni, di dimostrare che il progresso è ridurre le disuguaglianze anche di salute. Per quanto riguarda le informazioni, il libero professionista ha lo stesso problema delle altre persone, cioè riuscire a interpretare una fonte. Noi in un laboratorio scolastico, facciamo le superiori, facciamo una semplice ricerca su Google e su un tema che assegniamo e andiamo ad analizzare i primi 10 risultati. E vediamo da dove viene il sito, chi è che lo edita, chi ci scrive, che competenze ha per scriversi, la lunghezza, le parole usate, i dati, la bibliografia, tutte queste cose. Queste cose necessitano di 2-3 ore, però più lo fai, meno tempo servirà. Uno dei veicoli di pubblicità che ti fanno abbassare più la guardia attualmente è internet, i video su internet, le informazioni su internet, e risvegliare quella campanella che ti fa dubitare di quello che stai leggendo, ti fa chiedere chi è che scrive, è necessario se tu vuoi formarti in maniera equilibrata. Tra l'altro, a proposito di pubblicità, è anche abbastanza inquietante il fatto che adesso venga sempre più personalizzata, non si pensa più al gruppo, il gruppo adolescenti, il gruppo ragazzi, cioè non c'è un target più generale, ma è sempre più individuale. Questo anche perché non si presta forse abbastanza attenzione anche alla tutela della propria privacy, soprattutto quando si tratta di temi così delicati come la salute. I ragazzi devono stare attenti a questo. Questo è un tema estremamente attuale e pericoloso, nel senso che bisogna pensare che tutte le volte che tu fai qualcosa su internet, oppure godi di un servizio gratuito su internet, c'è qualcun altro, se in qualche altro modo lo paghi. La moneta su internet non sono, come si pensa attualmente, i bitcoin, la moneta digitale, no, sono i dati. Tutti i dati tuoi di navigazione, tutte le volte che tu acconsenti un trattamento dei dati personali, tutte le volte che inserisci i tuoi dati, che non sono solo nome, cognome, data di nascita, luogo, ma sono le tue passioni, ma sono anche, per esempio, i tuoi livelli pressori, i tuoi livelli sanguigni che tu cerchi per capire se stai bene, se stai male, eccetera. Tutti questi dati vengono immagazzinati, nella maggior parte da privati, le cui leggi che dovrebbero disciplinare, sono ancora troppo poco rigide, e il pubblico sta giocando un ruolo sempre troppo defilato in questo campo. Evgeny Morozov, un politologo giornalista bielorusso che ospiteremo il 26 gennaio a Bolzano, parla chiaramente del fatto che i big data, cioè i dati che ognuno di noi genera, dovrebbero essere conservati secondo uno specifico protocollo, e in cui il pubblico, che è quello che siamo tutti noi, che siamo chiamati alla vita pubblica, noi siamo chiamati a partecipare, il voto, eccetera, il pubblico dovrebbe giocare un ruolo fondamentale ed essere lui che li conserva, non regalarli a delle aziende. Adesso, per dirle, in vari negozi anche di Trento sono disponibili dei bracciali pressori in cui tu ti misuri la pressione e grazie a un'app vedi che pressione hai. Il contatto, la trasmissione dei dati dal bracciale alla tua app fa sì che i tuoi dati vadano in un cloud in cui raccolgono dati che sono molto sensibili, perché vuol dire che in base a quella pressione ti potranno venire proposte delle pubblicità di integratori che ti permettono di abbassare la pressione, che spesso hanno effetti collaterali. Essendo pubblicizzati, tu avrai un contatto diretto magari con questi, perché di pari passo col cosiddetto progresso e con la disintermediazione c'è stata anche la liberalizzazione di farmaci, quelli da banco, e allora tu puoi accedere a tantissimi farmaci con la disintermediazione, e questo fa sì che la tua salute sia continuamente monitorata da altri senza che tu lo sappia, e ti verranno proposte di prodotti fatti per te, non per te persona tra i 30 e i 40 anni, abitante a Trento, eccetera, no, per te nome, cognome, data di nascita, con quella pressione. È il sogno di qualsiasi pubblicitario. Bisogna recuperare un po' anche il rapporto di fiducia con il proprio medico, il proprio farmacista di riferimento. È importante
anche quello. Di tutto questo si parlerà appunto a pillole di informazione, questo evento il 15 e il 16 dicembre tra Trento e Bolzano. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito? Sono disponibili sia sul sito di canalescuola.it, che è la società della cooperativa che lo organizza, sia su www.farmacologico.it, che è il progetto all'interno di cui si situa anche Salute Educazione. Grazie, grazie davvero grazie a Sergio Cattani di Salute Educazione per il lavoro che fate e per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, una breve pausa, il TG Flash e poi vi aspetto subito dopo.